Ehi la ciurma, io sono Max e Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, non ho fatto in realtà granché off camera, ho saccheggiato solo due piccoli vasi che c'erano qua nei dintorni, ma nulla di che. Però ho scoperto due cose intanto. Uno, che qua verosimilmente c'è un altro accampamento, vedo degli altri cosi, per cui probabilmente ci sarà di nuovo da combattere. E potrebbe essere un problemino. Mentre invece ho visto che qua c'è una bella pietra che è effettivamente in direzione di questo ragazzuolo. Potrebbe essere comodo, visto che qua sotto c'è altra gente, occuparcene subito adesso tramite questa pietra. Infatti, voilà. Molto, molto bene. E nulla, adesso andiamo a vedere se per caso la... No, questo campamento riusciamo a prendere parte da dietro? No, qua finisce la mappa, tipo. Sì. Però, no, forse non c'è nessuno. È possibile che non ci sia nessuno. Il pitto, qua il tizio dei pitti l'abbiamo pagato 2,40 e, cioè, boh, si è già andato via. Qua non c'è nessuno. Buono. A saperlo, sarei andato prima, ma avevo paura che succedesse qualcosa. Tra l'altro non sto salvando da un sacco di tempo, per cui sarebbe buona cosa che salvassi. Qua. No, qua sotto ci sarà un combattimento. Uno in meno. Beh, ce n'è già uno in meno ed è una buona cosa. Qua c'è roba, ok, ottimo. No, vediamo un attimo quello che riusciamo a vedere. Sembra che ci siano almeno tre persone. Possibile anche di più. Non sappiamo più che altro se c'è... Sì, c'è già scacchi qua. Ok, per cui verosimilmente dopo non avremo più altri con cui doverci confrontare. Ah, facciamo così. Andiamo andare troppo lontano. Vado qua, sperando che non ci siano delle trappole qua, ma non penso che si aspetti, cioè che non sono accampati qua, per cui se faccio un Reckless Strike lo tiro giù. No, era meglio non farlo. Buono così comunque. Allora, Ketil, se tu vai qua. Lo puoi tirare giù? Sì, con piacere, ma forse riesce a fare qualcos'altro in giro. Ah, questo sarebbe molto buono. Però aspetta un attimo, vediamo un attimo se qualcuno che riesce a fare delle cose qua in giro. Può forse un Nepia con un Extend. Require 3. Ma ha usato tutti i movimenti, per cui nulla. Roskva, tu ti metti qua dietro e poi non demoralizza, please. Non so con Ketil se fare qualche strategia particolare, ok. Ketil è l'unico che può fare delle cose, ma visto che io ho attaccato, non posso dargli l'inspire della pesca. Potremmo effettivamente sfruttare un altro per avere un inspire in più in combattimento. Perché questo comunque ha mani nude, quindi male non ce ne farà più di tanto. Possiamo anche seccarlo dopo con Roskva. Andiamo su qua. Allora, facciamo che un ranging shot qua non fa male. Un 95% è buono. Allora, a posto, aumentiamo la resistenza.
Qua posso colpire qualcuno con le pietre, no? Questo. Non serve a niente in realtà, ma... Anche resistito a Harried. Oh, facciamo defense. E nulla. Aia! Kaiser! Cos'è che è mancato? The fuck? Ce ne ha tirati due in un turno? Che cazzo? No, vai là, danno non gliela può fare, ma... Allora... Roskva, fai un restore su Ketil. Che fa un doppio su Skathi a questo punto. Poi Roskva, togliti dai piedi. Vai qua e stunnamelo. Yes! Ok. Mo tu puoi tornare anche un po' indietro. Ma perché urla? Allora. Ok, ha solo 67, allora, quindi facciamo così. Muoviti qua, Gunnar. Questo può farlo solo se ha tutte e due le azioni, per cui farei... Non so se farò un cleave o se farò un shield hook. Facciamo che non fa niente per ora. Con lui mi sposto qua. Roskva, steccami questo. No, non Ketil, Roskva. Poi Roskva te ne vai dietro nelle retrovie. Vai qua. Lui fa un shield hook. E Asleifr fa un... No, non può farlo perché ha già mosso. Ci voglio una pietrina. Ma Harried forse ce l'aveva già, non lo so, vabbè. Ketil va al 95%, qua al 95%. Se fosse un doppio su questo, ha un doppio 67. Potremmo farcela. Grande! Grande. E blocchiamo l'arciere là. È andata. È andata super alla grande. Che ne dici, Ketil? Se andassi per il doppio qua, 261, vadi. Ah, ma c'ha lo scudo. Oh, sono stupido. Devo prima toglierglielo.
Heavy swing. L'ha assorbito tutto, ok. Vabbè, non è un problema. Hai ancora delle curine? Sì. Roscoe, vai là, curalo. Attacca ancora, ma tanto lo scudo non ce l'ha più. Adesso andiamo con un doppio di Ketil. Avremo da curare prepotentemente sia me che Nefia, mi sa. Sì. Sì. Allora, il combattimento finisce. Maledizione, dov'è Scacchi? Guarda! No, se n'è andato via nuotando. Non nuoterà fino al Jutland, beh, sì. Però è sopravvissuto, porca miseria. È sopravvissuto. Mi sembrava strano che morisse subito adesso, effettivamente. Mi sembrava ben strano. Ecco Don Coirc. Dallo sospetto dici che Don Coirc non è stato molto trattato con il rispetto di un re prigioniero. E fino alle anche nell'acqua. E fa fatica a tenersi in piedi quando entri. Ma dove aspettavi di trovare sfida o, cioè, o sollievo, vedi che ha paura e confusione. Per favore, basta. Basta. Regola 2. Tua figlia ci ha inviati, vostra maestà. Sembra che non capisca. Cosa volete? Non fatemi male, per piacere. Sta impazzendo. La gente di Scacchi probabilmente si sarà divertito con il suo prigioniero, questi codardi. Lo liberiamo. Inizia a tremare quando prendi fuori il coltello e anche dopo che è stato liberato. Roskva lo cura, lo fa bere, lo esamina e dice ce la farà, ha un aspetto molto forte, ci deve essere voluto molto per renderlo in queste condizioni. Ok, sembra tranquillizzarsi un po' dopo i trattamenti di Roskva, e sembra che possa ancora camminare. Ok, Don Coirc che adesso ci segue. C'è qualcosa che possiamo prendere? Sì. Voglio... Nefia? Scusami, c'è un... Però non è che... Ok. Dei soldini. Della roba varia. Va bene. E ce ne andiamo? Dopo aver menato un po' di gente di scuole, per bene. Città. Dove era glitchato malissimo. Allora, c'è roba qua che dobbiamo ancora... Mi sa di no, mi sa che dobbiamo semplicemente andarcene. Guarda come correre adesso. Incontreremo qualcuno qua? No, mi sa... No, non ci penso, ma... Caltrime? Boh, vabbè. Ciao Caltrime, quindi. Ci sono altre cose qua da vedere. Ah, qua.
Qua c'è un... Cosino vuoto. Non ci sono dei cairn né niente, no? Sembra di no. Sembra che abbiamo esplorato tutto e non... Sembra di no. Sì, abbiamo visto tutto. La tenda di scacchi, ok. La campagna degli schiavi, la campagna principale e la grotta. Qualche roba non se ne vede, per cui ci andiamo via. E torniamo dalla figlia. A Dunkirk che non ci segue più. Ok. Sarà già arrivato dalla figlia, immagino. Abbiamo bisogno di accamparci qua. Low food, bad shelter, high security. Medium food. Qua ci sarà della gente stanca, se arriviamo fin là. Perché accamparci qua? Magari abbiamo due feriti da curare, due feriti gravi. Allora, avrò bisogno prima di Roskva, che è la più brava a heal 4. Sì. Poi, il turno dopo cosa va? Sempre su Nefia, sì. E farei sempre su Nefia, dai. Mentre invece Seonor... A heal 3, mentre invece Morkant come heal, sempre 3. E, no, allora facciamo che cura me e poi cura me. Ok, c'è molta carne che andrà male. E... Che ci posso fare? Lui ha un preserve? No. Però allora, Aife fai preserve, che è potentissima Aife a preservare. Aedis preserva. Cos'altro faceva Aedis? Aedis può curare. Sempre 3. Seonor. No, vabbè, ma non ci serve chissà quanto la. No, facciamo così allora. Aedis, tu cura. Aspetta. Dobbiamo toglierlo a lei. Allora, tu fai Witchcraft. E Aedis cura la mia persona. Ok. Tu scout, ma puoi anche fare altra roba? No. Ci sarà 18 di carne che va male. Katie, lo sai preservare bene? 2. E loro sanno preservare? 3 e 3. Poi Sveina che preserva. E preserva. Comunque allora lei avendo Hunting al 4 dovrebbe fare abbastanza. Quanto che c'è tra 0 e 32? Ci sta, dai. Va bene. Ok, siamo tutti e due in salita. In salute abbiamo perso 24 di medicine. Beh, dovremmo comprare poi di nuovo delle erbe perché non stiamo messi benissimo. Ha trovato di nuovo della roba interessante, ma non andrei a prendere tutto tutto come le altre volte. 13 di legno, ok. Poi stanno lavorando ancora, vero? Sì, 19 ore. Ci arriviamo tranquilli qua. Ah, 50 valuable, 4 erbe e 8 erbe. Ah, dalla casa. E... sì. 75 valuable. Ma facciamo che salvare qua e ci vediamo nel prossimo episodio.
Mi sembra il best che possiamo fare. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non l'avete già fatto. E ciao a tutti, buona giornata.